La desolazione che regna dopo le proteste sedate in Iran è tutta visibile qui nelle immagini di distruzione di luoghi simbolo come banche e attività commerciali, mentre il clima non cessa di scaldarsi dopo le nuove sanzioni comminate da Trump per le censure internet che tuttora persistono. Il capo della giustizia iraniana, Ebrahim Raisi, ha avvertito: coloro i quali negli ultimi giorni hanno approfittato di ciò che stava accadendo e delle richieste e delle preoccupazioni del popolo, chi ha istigato le proteste, creato insicurezza, fatto tremare cuori di donne e bambini, attaccato la proprietà pubblica, loro e i loro mandanti, devono sapere che li aspetta una terribile punizione. Sono circa un centinaio i leader delle proteste che sono stati arrestati dalle guardie rivoluzionarie iraniane, come affermato dal portavoce dello stesso Raisi.